La seguente è una guida amatoriale di un videogioco. I contenuti audio e video sono utilizzati a scopo informativo. Questo video non intende fungere da sostituto al contenuto originale. Che si fa? Notte perenne o colli dorati? O deserto Luborian? Facciamo notte perenne, andiamo per ordine. Notte perenne o palude? Normale. E anche questa bella oscurità fa affiorare piacevoli ricordi. Scarrafoni, sempre scarrafoni. Ma non lo smettete mai di lamentarvi? Che deprimenti gli elfi. Quante storie per un po' di morti. Quello che dico anch'io. Dai, basta così. Da che parte pure di qua, di là? Immagino di qua. O almeno, credo. La foresta sta ricominciando a cantare. Noto che non ci sono più cinghiali zombie e sorci zombie. Ciononostante questa foresta è sempre spaventosa. Oh, eccolo qua! Un altro di quei portali. Forse tutto il male concentrato degli eroi sta facendo emergere qualcosa, come certe pustole infette, tanto per dirne una. Dicono che stiano preparando un nuovo spettacolo teatrale sulla maestà degli elfi. Teatrale? Se solo ci facessero giustizia. A me non è che faccia così impazzire il teatro. Spero che ci siano abbastanza posti a sedere. Ci sarà la fila. Questa volta il colore tende più all'arancione che al rosso. Insetti vari, prego, uccideteli. Attenti alle zucche. State indietro. Per ora andiamo bene. Attenzione anche a questa. Queste sono 5 senza esplosioni. Quanto insolito. Radici? Non si spaccano. I serpenti magari? Neppure. Prendere posizione!
queste radici non amano la luce. Ah, la conosco bene, quella sensazione. Io pure. I miei occhi, cosa devono sopportare? Ai ai ai, gli specchi si stanno armando con cose pesanti. Dovrò stare molto cauto in futuro. 6, 7, 8, 9 senza esplosioni. Cavoli. Per tutti! Di nuovo! Questa lurida parodia è inaccettabile! No, no, per favore, no! Oberosi! Abbiamo un ospite speciale laggiù in fuori. Eh? Ma che diavolo? Diamo ora il benvenuto al terrore della foresta notte perenne. Un divertimento. Atto primo, in cui la razza degli elfi vive in pace nella foresta notte perenne, protetta dalla loro intimità. Oh, fratello, la fortuna bacia gli elfi che vivono nella rigogliosa selva di notte perenne. Queste sono parole di verità. Preghiamo tutti insieme la Dea Madre. Sebbene la Dea non sia che una megera egoista indegna della nostra fede, lei sola ascolta i nostri lamenti e la nostra poesia. Megera egoista ed indegna, eh? L'autore di questo dramma non sembra amare molto né la Dea Madre né gli elfi. Ne sono veramente conquistato. Atto secondo, in cui i nani attaccano notte perenne, sconfiggendo gli elfi nella loro stessa preziosa foresta. Che capolavoro! Atto terzo, in cui il terrore discende su notte perenne. Dov'è? Dov'è il terrore? Voglio il terrore! Cosa significa che è rotto? Va bene. Torniamo al primo atto. Di certo, un po' di prove non vi faranno male. Oh no! Proprio ora che si faceva interessante. Forse dovresti cercare il terrore di notte perenne. Quello sì che sarebbe un colpo di scena. A me non è dispiaciuta questa commedia. Gli spettri hanno avuto momenti pregnanti e gli elfi hanno recitato con molta verve. Una vera e propria satira di costume contemporaneo. Ricevuto! Ah, fratello. La fortuna bacia gli elfi che vivono nella rigogliosa selva di notte perenne. Queste sono parole di verità. Funziona. Altri spettri, eh? Forza all'attacco! Anche per voi, eh? Oh, insetti! Tana di insetti, amore. Per me. Per l'overbro. Oh oh. Insulse bestiacce. Insetti, qua, qui, qui, subito! Sempre per i fatti loro.
Prossima volta vi punisco fisicamente, come faccio con questo. Eri in mezzo. Mi sembra giusto, no? Attenti, questa è grossa, la vedo dura. Ah, 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 via, 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 via! Idiota! Sempre per i fatti vostri. Vi faccio squagliare nel calderone la prossima volta. O vi uso per la forgiatura. Via. È inutile. Legione d'onore, forza! Anche se la vostra utilità ormai è dubbia. Tornate normali ora. Fermi. Ma ne servirebbero giusto un paio. Un paio che attaccano però la stessa cosa. Perché sei andato a sinistra? Ok, potete andare tutti ora. Uccidete e spaccate tutto quello che vedete. Ve lo concedo per stavolta. Per il signore! Per me! È finita la commedia? Questi sono un po' troppi. Meglio passare avanti. Ecco la pietra dell'abisso. Le radici di Ober la stanno coprendo. Di nuovo? Eccolo l'altro. Bene, di nuovo il primo atto. Un solo nemico non mi dice niente di buono. State qua un attimo. Schiaccia tutto. Deve essere quello. Schiaccia tutto? Dove? Dobbiamo arrivare fin là. Ah, la macchina del re dei nani, me la ricordo. Oh, cavolo!